Invito i consiglieri a prendere posto, prego. Prego. Sì, allora volevo ringraziare per il chiarimento il segretario generale Capigruppo. Rispetto alla richiesta di chiarimento, il segretario ci ha confermato che evidentemente sulle piattaforme, sul sistema Infor c'è un errore che, rispetto alla datazione e agli atti inseriti, ma questo non inficerebbe la legalità degli atti. Mi sembrava corretto darne atto al Consiglio dal momento che ho chiesto il chiarimento. Ci ha fatto. Avrei bisogno di 3 scrutatori, 2 per la maggioranza, 1 per la minoranza. Se alzate la mano per cortesia. Attanasio. Lanzoni. Di Pietro. Grazie. Do la parola al vice sindaco per un'informativa sulla città della salute. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ci tenevo a riferire il Consiglio quanto poi è stato riportato anche nel comunicato di ieri, ovvero che oggi pomeriggio abbiamo firmato con Regione Lombardia di fronte al notaio una proroga della convenzione che sposta l'obbligo delle consegne delle aree a Regione Lombardia da parte del Comune di Sesto a fine marzo 2018. Questo dovuto ai ritardi delle certificazioni dell'834 delle bonifiche da parte del Ministero. Nel frattempo è pervenuta la certificazione dell'83 e presumibilmente a novembre arriverà anche quella dell'84. Resta soltanto una piccola area della RFI, quindi quella dovrebbe arrivare per gennaio. Il collegio di vigilanza, proprio su anche indicazione da parte di questa amministrazione, perché vogliamo dar corso quanto prima a queste opere di intervento per la costituzione della città della salute, è stata prevista una clausola che prevede la possibilità in maniera anticipata di trasferire porzioni di aree a Regione Lombardia per dar corso alla cantierizzazione che dovrebbe avvenire nei tempi previsti del luglio 2018. Grazie Vice Sindaco. Passiamo alla delibera di Consiglio al punto 1. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. Do la parola al relatore di Commissione, consigliere Pogliaghi, ricordandogli il tempo di 15 minuti. Grazie Presidente. Cercherò di fare un intervento breve e semplice relativamente a quanto discusso nella Commissione rispetto all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata. Il tema è un po' una materia un po' complessa. Cerco di semplificare al massimo i fatti salienti, in modo da renderlo comprensibile. Innanzitutto si tratta di una delibera tecnica, obbligo di legge, che fa seguito alla precedente deliberazione della Giunta 231 del 27/7/2017, che aveva come oggetto bilancio consolidato 2016, individuazione degli enti e società da includere nel gruppo Comune di Sesto San Giovanni e nel perimetro di consolidamento. E in Commissione, proprio su questo, si è un po' ragionato proprio per capire come era fatto, come si faceva a rappresentare il perimetro di consolidamento. Infatti, per definire il perimetro di consolidamento, cioè per individuare le società e organismi che devono essere inclusi nel bilancio consolidato, si fa riferimento all'allegato 4 del decreto legislativo 118/2011. E in particolare alla normativa sulle soglie di irrilevanza che consentono di non includere nel consolidamento le società e organismi il cui totale dell'attivo, del patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici sono contemporaneamente inferiori a una soglia di rilevanza del 10% rispetto alla posizione patrimoniale. Rispetto alla posizione patrimoniale economico-finanziaria della capogruppo che è il Comune.
l'ingresso nel gruppo comune di Sesto San Giovanni avviene secondo il metodo integrale o proporzionale a seconda della quota partecipativa. A questo punto le società incluse rispetto a tutte le partecipate indicate sono le farmacie comunali di Sesto, di cui deteniamo il 100% e quindi una società controllata integralmente, la CAP Holding, che è una società partecipata proporzionalmente in quanto deteniamo il 9,98%, il CORE, Consorzio Recuperi Energetici, di cui deteniamo il 38%, il Parco Nord Milano, che è un ente strumentale partecipato, di cui deteniamo il 5,70%, l'AFOL Metropolitana, che è un altro ente strumentale, di cui deteniamo il 3,19%. In questo modo andiamo ad approvare il conto economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato, la relazione sulla gestione comprendente anche la nota integrativa di queste società, come facenti parte di un gruppo, permettendo di fatto un'area di consolidamento omogenea e quindi a tutti gli effetti maggiormente controllabili. Per quest'anno, senza entrare particolarmente nel dettaglio, l'utile delle partecipate è pari a 3,52 milioni di euro. La grossa parte è rappresentata da CAP Holding, che ha 29 milioni di euro di utile. Poi noi deteniamo una quota poco sotto il 10%, quindi portiamo un utile di circa 2,9 milioni. Poi le farmacie comunali di Sesto, che hanno un utile di 308 mila euro. Il CORE, Consorzio Recuperi Energetici, che ha un utile di 26 mila euro. Il Parco Nord Milano, un utile di 119 mila euro. E AFOL Metropolitana, di 248 mila euro. Quindi integralmente e proporzionalmente, complessivamente portiamo un utile di 3,52 milioni di euro. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pogliaghi. Do la parola all'assessore di competenza, l'assessore Pini. Le ricordo che ha 15 minuti di tempo. Buonasera a tutti. Relazione sul bilancio consolidato 2016 del Comune di Sesto San Giovanni. Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione. In particolare, questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica 196 del 2009 e del decreto legge 118 del 2011 e della legge di attuazione di federalismo fiscale legge 42 del 2009. Per gli enti locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile allegato 4.4 del decreto legge 118 del 2011. Tale principio prevede la relazione di un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione e dalla nota integrativa e dai relativi allegati che è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Anno e metodo di consolidamento. In applicazione del succitato principio contabile è stato predisposto l'elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica di quest'ente. Gruppo Comune Sesto San Giovanni, Farmacie Comunali Sesto SRL, quota 2016 100%, è una società controllata. CAP Holding SPA 9,98%. CORE Consorzio Recupero Energetici SPA 38%. ProAris 40%. Consorzio Trasporti Pubblici SPA in liquidazione per il 41,71%. CIMEP Consorzio Milanese Edilizia Popolare in liquidazione anch'esso al 35%, Parco Nord Milano 5,70%, Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 10,74%, AFOL Metropolitana 3,19%, Fondazione La Pelucca
Fondazione Nord Milano e Fondazione ISEC per lo 0%. Il perimetro di consolidamento comprende quelle società che hanno una partecipazione superiore all'1% del capitale della società partecipata, oppure quando il bilancio presenta tre parametri, totale all'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi, contemporaneamente superiori a una soglia di rilevanza definita dal principio contabile come il 10% del rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, ovvero Comune di Sesto ha un attivo di 312.760.241,10, il patrimonio con quota al 10% per 31.276.024,11. Il patrimonio netto è di 242.200.395,65 con quota al 10% di 24.220.039,57. I ricavi invece sono del 76.629.979,40 con una quota al 10% di 7.662.997,94. Quindi l'area di consolidamento per il 2016, in base all'applicazione del decreto legge 118/2011 e del principio contabile 4.4, comprende i seguenti soggetti giuridici: farmacie comunali, SEST SRL, quota al 100%, società controllata, metodo integrale; Capholding SPA 9,98, società partecipata; Core Consorzio Recuperi Energetici 38, Parco Nord 5,70, AFOL 3,19. Aggregazione dei dati, eliminazioni delle operazioni infragruppo. I metodi di consolidamento utilizzati sono due: metodo integrale. Per la controllata farmacia comunale SRL, tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro, il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del gruppo come unica entità. Il metodo proporzionale per tutte le altre società enti, tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro proporzionalmente alla quota della partecipazione, il che comporta l'assunzione di tutte le attività passività, costi e ricavi delle imprese consolidate, al fine di mostrare la complessiva struttura del gruppo come unica entità. Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei metodi di consolidamento da applicare ai conti delle aziende, consiste nell'elisione delle operazioni infragruppo al fine di predisporre un bilancio veritiero e corretto che rappresenti solo le relazioni economiche e patrimoniali verso soggetti terzi. Conto economico. Il risultato economico dell'esercizio al 31/12/2016. Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo, ente locale, così come risultante dal conto economico. Il risultato d'esercizio riferito all'anno 2016 per il gruppo comunale si chiude secondo le risultanze contabili riportate nella tabella, ovvero risultato della gestione 2.752.427. Ops. Proventi ed oneri finanziari meno 1.048.549. Proventi ed oneri straordinari per 5.448.125. Rettifiche di valore delle attività finanziarie meno 52.884. Imposte 3.574.327. Risultato economico dell'esercizio 3.524.791, di cui risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 3.524.791. L'analisi del conto economico consolidato ha evidenziato un risultato di gestione della gestione caratteristica di euro 2.752.427, ridotto per l'effetto dei costi di gestione finanziaria meno 1.048.549 e dalle imposte meno 3.574.327.
ed un incremento della gestione straordinaria di 5.448.125 fino ad arrivare a un utile consolidato di 3.524.791, migliorato rispetto al dato 2015 per 1.920.490. Grazie. Grazie Assessore. Apro la discussione, do la parola al consigliere Piano. Grazie Presidente. Io non intervengo sulla delibera, ma pongo una questione pregiudiziale sul testo che a mio avviso presenta delle anomalie che non ci consentono stasera di discutere questa delibera. E mi spiego. Il testo che stiamo discutendo risulta ufficialmente approvato dalla Giunta Comunale e proposto al Consiglio Comunale in data 11/9/2017, per cui in data 11/9/2017 la proposta numero 742 si presume, si dà atto, segretario era presente, che la Giunta si è riunita per approvare e deliberare un testo. Testo che apprendiamo che successivamente è stato modificato, ma non è ripassato in Giunta, si è semplicemente presa quella delibera che poi non ha più subito passaggi formali, si è sostituita in parte la relazione con quella nota integrativa che troviamo in grassetto, ma poi, cosa dal mio punto di vista ancora più grave, è stato modificato il dispositivo, dando atto che l'approvazione è avvenuta in quel giorno di settembre, cosa che non corrisponde al vero. Ora, io credo, al di là di quelli che sono i sistemi informatici, che ci sia proprio un vizio procedurale di un certo rilievo e che probabilmente la Giunta avrebbe dovuto riunirsi dapprima per revocare il vecchio testo e poi per approvare quello nuovo. Questa delibera arriva qui e non sappiamo se la porta lo Spirito Santo, perché è questo di cui stiamo parlando. Allora, il consiglio che io offro all'amministrazione comunale è quello di sospendere questo consiglio, fatevi un'altra giunta, riapprovate il testo e poi ritornate in consiglio comunale, ma agite nel rispetto della legittimità degli atti, perché questo testo, sfido chiunque, poi chiederò l'accesso agli atti per capire come è avvenuta la verbalizzazione di questo dispositivo non approvato dall'amministrazione comunale e oggi sottoposto alla nostra aula. Guardatelo bene, perché questo è un fatto che ha una certa gravità e che potrebbe inficiare tutto il percorso del bilancio. Se rimane in piedi questo impianto e non abbiamo chiarimenti e rassicurazioni anche dal punto di vista giuridico e dal punto di vista formale, io non partecipo a questo processo decisionale perché lo ritengo assolutamente in violazione di legge. Do la parola al segretario generale. Perché rimanga a verbale. La seduta di giunta, verbalizzata e sottoscritta digitalmente, riporta il testo allegato, ed era in discussione, nella seduta del 27. Non si è tenuta alcun'altra giunta, il punto è stato ritirato, questa seduta è d'urgenza e il testo che viene approvato questa sera non c'è bisogno che lo dica lei, lo dico io, non è ripassato in giunta, quindi la delibera di giunta è quella da me e dal sindaco verbalizzata e sottoscritta e confermo che era quella allegata alla seduta precedente. Questa delibera non è passata in giunta ed è un testo che è stato formato nella giornata del 28 di settembre e trasmesso per questa seduta ai consiglieri nella giornata del 28 di settembre e che questo rimanga agli atti. Poi lei scriva, faccia, eccetera, controlleremo tutto quello che lei dirà, però io lo certifico perché è il mio compito, io devo certificare gli atti. La seduta di giunta ha riportato quello del 27 e quello è rimasto. Quello di oggi non è andato in giunta. Parola una breve signora
Signor Presidente, una breve replica. No, non può. Non posso? No, più che altro, cioè, giusto per avere un chiarimento, perché... Guardi, glielo do dopo eventualmente, lo verifichiamo dal regolamento, se ce l'ha... Glielo... Ecco, allora la prego di verificarlo subito perché è un fatto delicatissimo. Cioè io chiedo come si forma la volontà e se, se tecnicamente non sarebbe stato necessario fare un emendamento in questa sede alla vecchia proposta... Mi tolga la parola, ma rispetti gli atti! Presidente. Va bene, do la parola al consigliere Di Cristo. Sì. Grazie Presidente. Vabbè, visto che siamo in tema di annotazioni, faccio presente come che si prenda nota verbale. Adesso lo trovo, eccolo qua. Sulla relazione dell'organo di revisione sullo schema di bilancio consolidato, a pagina 4. Viene riportato nel conto economico consolidato, adesso la dottoressa Orsetti mi ha dato spiegazione, sono state invertite delle cifre per cui di fatto non corrisponde il conto riportato, cioè la differenza riportata sul rigo 3. Al di là di questo io faccio anche mio l'intervento del collega Piano. Perché di fatto ci troviamo a esprimerci su una delibera che presenta quantomeno all'apparenza delle anomalie. Adesso in sede di capigruppo ci è stata data una spiegazione di problema informatico, però di fatto noi abbiamo in mano una delibera dell'11.9 che risulta quantomeno approvata l'11.9 passata in giunta, che è diversa o quantomeno ha un'integrazione rispetto a quella che sembra che sia andata in giunta. Poi io ringrazio il segretario generale che attesta questa cosa, faremo le opportune verifiche. Sul merito della delibera. Il merito della delibera è una delibera abbastanza tecnica, ma non meramente tecnica, perché fa una fotografia dell'ente e delle proprie partecipate. Una fotografia che vede di fatto, così come riportato anche dalla relazione dell'organo dei revisori, di fatto i maggiori introiti, la maggior movimentazione viene data dal gruppo CAP. Più che in questo momento sulla discussione politica, sarà interessante vedere poi, proprio per la nota aggiunta dalla Giunta, mi si perdoni per il tono, il gioco di parole, sulla revisione che si farà di queste società partecipate, dove io già da adesso faccio un augurio e auspico che il riassetto societario che vedrà implicate eventualmente tutte o parzialmente queste, le società partecipate al Comune di Sesto, possa tener conto anche delle utilità sociali e dei bisogni di questa città e che non si riduca a essere un mero conto economico di profitto e vantaggio appunto in termini economici. Siccome i segnali che sta dando questa giunta ultimamente sembrerebbe, è vero che le azioni si fanno e si governa se si hanno le risorse a disposizione, però mi auguro anche che quando si farà la revisione, se e quando si farà, si terrà conto appunto dell'utilità sociale che hanno rappresentato, ed è ovviamente dei lavoratori che lavorano in queste società partecipate, che sono nate con uno scopo in tempi diversi, che hanno raggiunto uno scopo sociale e che se necessitano soltanto, ci si chieda se necessitano soltanto di un riassetto per renderle più efficienti ed efficaci o se sono da dismettere e liquidare. Ecco, io mi auguro che questa, e lo chiedo già da adesso, pur nel rispetto della responsabilità di chi governa, quindi di prendere decisioni, che la scelta che verrà fatta sia più ampiamente possibile, sia la più condivisa possibile, in quanto i riflessi sociali delle azioni di questo Consiglio si riverberano poi su tutta la città, su tutto il territorio, su tutto il tessuto sociale. E nel rispetto proprio di questo, io ricordo che chi amministra la città non ha soltanto la responsabilità di prendere decisioni, ma anche la responsabilità di ricordare sempre che rappresenta sì la città, ma rappresenta tutta la città e non solo di quella parte che l'ha votato. Detto questo, io deciderò poi su cosa fare sulla decisione di votazione di questa deliberazione,
Mi associo però a quello che ha detto il consigliere Piano in precedenza. All'apparenza, e questo è il nostro, era solo un consiglio, ma al momento è un consiglio, di fatto apparentemente manca un iter procedurale. L'atto di fatto apparentemente manca. Sarebbe stato possibile a nostro avviso gestirla diversamente. È soltanto un problema di gestione. Evidentemente avrete le vostre ragioni per averla gestita così. Io spero che ce ne rendiate almeno conto, ci rendiate partecipi e delle necessità che hanno portato a questa deliberazione d'urgenza fatta in questo modo, e soprattutto sotto il piano politico mi lascia perplesso, perché oltre ad essere, ripeto, una delibera tecnica, anche è vero che è una fotografia, però laddove si dice di dare atto che, come richiamato in premessa, ove le ipotesi riportate trovassero concretezza, eccetera eccetera, si evidenzierà una riduzione in negativo dell'esercizio non imputabile a questa amministrazione. Ecco, qui sta un pochino poi quello che è l'aspetto politico che chiedo a questa amministrazione di rendere edotto. Non abbiamo avuto occasione né di vedere non abbiamo avuto occasione di approfondire questa nota che è stata aggiunta. Letta così sembra quasi, se un domani non troviamo le risorse e per un errore letta in questa maniera, io capisco il senso di dissenso dell'assessore, però una delle interpretazioni potrebbe essere, sarebbe poco eleganti, se abbiamo ragione su questa interpretazione per cui un domani non abbiamo le risorse e saremo costretti a prendere scelte impopolari, la colpa non è nostra, ma è di chi governava prima. Per cui io chiedo appunto a questa amministrazione, ai consiglieri di maggioranza, anche di renderci edotti e di approfondire questo tema, perché qui sta la parte politica della votazione della delibera che ci sottoponete stasera. Oltre al fatto, ripeto, che questa è antesignana a tutto un iter che avete già iniziato a premettere di revisione delle nostre società partecipate. Al di là, e concludo Presidente, al di là di CAP, che è evidente e palese, quella che movimenta e rende più utili in assoluto, tutte le altre partecipate, qualcuna in dismissione, qualcuna con un conto economico che a fronte di un grosso impegno ha in proporzione dei bassissimi ricavi, ripeto, invito l'amministrazione in sede di revisione a tener conto degli aspetti sociali, dei riverberi sociali che sicuramente avranno le scelte, e di prenderle condivise anche con questa parte del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a lei, consigliere De Cristo. Alla delibera è stato presentato un ordine del giorno. Do la parola. Ah no, scusate. Do prima la parola al segretario generale per rispondere al punto 1 del consigliere De Cristo. Un secondo solo, prego. Quanto solo relativamente alla prima parte, a lei, in cui sembrava si evidenziasse un errore, come avevo detto in riunione, andrò a controllare. Non è quello, perché non viene il risultato indicato in 3.524.791, non è la componente della differenza del bilancio del comune di Sesto 2016, ma è la risultanza che trova poi al risultato d'esercizio del bilancio consolidato. Quindi quello è il risultato, non è la differenza, che è corretta, perché la differenza viene riportata nel meno 3.649. Essendo questo però stato riportato a mano, come ho riferito, andrò a controllarlo, ma già da una verifica fatta con la calcolatrice sembra corretto. Invece quello, e riconfermo, che andiamo ad approvare tra gli allegati, che è stato fatto da un programma meccanografico che, al di là di quello che possa essere inserito come dato, sicuramente non genera errori di tipo aritmetico, mentre può esserci un errore finanziario che è diverso, e quello è a seconda dei dati che vengono inseriti. Questo invece che le ha rilevato che un errore aritmetico più o meno
non sembrerebbe in questo conto economico, cioè dove lei lo ha evidenziato, non se, però mi riservo di approfondire, ma non altera invece quello che è il deliberato, che invece è corretto. Bene. Scusi Presidente, una precisazione. Guardi, non gliel'ho data neanche al consigliere. È una precisazione su quello che ha detto prego, il segretario. Dopo la precisiamo tranquillamente. Grazie Presidente. Grazie a lei, scusi, ma grazie a lei. Allora, è stato presentato un ordine del giorno, do la parola alla consigliera. Scusa, è la discussione. La discussione. Presidente, scusi, due cose. Merito all'ordine dei lavori. Uno, se è stato consegnato, perché nella parte di qua non è ancora arrivato e quindi i miei colleghi magari non ce l'hanno. Oppure, ok, semplicemente questo. Due, qua se è stato consegnato a tutta l'Aula, non a lei che è il Presidente. Ecco, era solo una richiesta di verifica perché tutti sicuramente, ma non sono io materialmente, quindi non posso sapere se è arrivato o meno. Seconda cosa, se passiamo alla discussione sull'ordine del giorno, cioè ritiene conclusa la discussione sulla delibera? No, allora non c'è più nessuna prenotazione. Pertanto, se allora vi state prenotando? Sì, anch'io mi sono prenotato. Verifico se lei ha facoltà di parola dopo i 10 minuti, ma non credo. Ma io consigliere ho posto una questione pregiudiziale, Presidente. Sì, io devo, mi attengo a quello che è il regolamento, consigliere, senza voler camuffarlo. Quindi, ho posto una questione pregiudiziale, c'è un articolo del regolamento che la invito a leggere, che è cosa diversa dall'intervento. Okay. Per cui se si attiene al regolamento poi si riservi di darmi la parola quando lo riterrà opportuno. Ma lei ha già avuto una risposta nel merito di quello che aveva chiesto, o sbaglio? No, forse non ci siamo capiti. Io devo intervenire nel merito politico. Va bene. Prima ho posto una questione pregiudiziale. Su quello sì, va bene, d'accordo. D'accordo con lei, adesso ho capito. Do la parola al consigliere Di Pietro. Sì, grazie Presidente. Allora, intanto mi piacerebbe che il clima si mitigasse, scusate il gioco di parole, perché la conduzione del Consiglio di questa sera sinceramente non mi appassiona e non rende agevole la discussione. Togliere così la parola, Presidente, io capisco che non possiamo discutere, però a noi non ci è stato dato la possibilità di discutere della delibera in una commissione apposita. E non è chiaro, almeno personalmente, non mi è stato dato modo di comprendere il perché di questa delibera che oggi noi siamo chiamati a votare. Credo che sia legittimo da parte di noi consiglieri di minoranza che se vengono poste delle questioni pregiudiziali durante gli interventi e che ci sia dato modo di avere una risposta dalla Giunta. Quindi io non voglio ripetere quello che è stato detto dal consigliere Piano, dal consigliere Di Cristo, ma faccio mio, perché quello che ha detto il consigliere Piano non è un mero errore formale o comunque una svista di una data messa in calce all'inizio della delibera e sotto viene riportata un'altra data. Una delibera che si dà per, come dire, approvata dalla Giunta quando la Giunta di fatto non l'ha approvata. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che rilevo di questa delibera, io non entro nel merito più di tanto dei numeri, posto che l'ha già fatto anche ampiamente il consigliere Di Cristo, stasera faccio miei gli interventi che mi hanno preceduto, anche per brevità di discussione, ma quello che mi fa, sorgere dei dubbi è che la spiegazione posta nell'atto della delibera fatta dagli uffici e riportata dalla nota a firma della dottoressa Orsetti, che tra l'altro ringrazio anche perché per le spiegazioni che ci sono state date soprattutto in commissione, la commissione che abbiamo avuto, dove ci è stato spiegato in maniera molto corretta come si compone un bilancio consolidato, dicevo, si attiene a una norma di legge, quindi secondo la legge gli uffici hanno spiegato come questo bilancio consolidato e il consuntivo del Comune è stato, formato.
e tra l'altro suffragato dal parere favorevole dei revisori dei conti, che tra l'altro godono di estrema imparzialità, visto che mi sembra che sia stati nominati per estrazione e non per nomina di consiglio comunale. Diversamente invece si dice, tenuto conto, e questo viene riportato sia nel testo, nella narrativa della delibera, sia poi nel dispositivo della delibera stessa, di dare atto che, come richiamato in premessa, ove le ipotesi riportate trovassero concretezza così come si presuppone, quel presuppone non è al momento, almeno a me non è dato intendere, mi scuso, probabilmente sarò io che magari non ho non sono molto afferrata in tema di bilancio, però quel presuppone non mi viene chiarito sulla base di che cosa si presuppone che probabilmente le ipotesi riportate trovassero concretezza. Io, consigliere comunale, devo votare, approvare una delibera sulla base dei presupposti. Questo lo trovo abbastanza, diciamo così, originale, se non altro. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola al consigliere Bonomelli. Sì, Bonomelli. Allora, io vorrei cominciare a discutere invece della delibera, al di là delle querelle. Allora, premesso che la nuova amministrazione si è inserita solo il 7 luglio. Questa è una data importante, no? E quindi la proposta di approvazione del bilancio consolidato, che ribadisco è composta dal bilancio consuntivo 2016 del Comune, più l'inserimento dei valori delle partecipate, avviene dopo che si è valutato l'equilibrio finanziario dei dati iscritti in bilancio e la loro corretta imputazione, oltre ad altre verifiche, su dati scaturiti dalla gestione della vecchia amministrazione. E quindi si tratta solo di una mera presa d'atto, ossia non siamo entrati nella composizione dei numeri. Si evidenzia che la contabilità analitica si è chiusa il 31/12/2016, quindi quello che è successo è successo. Successivamente si sono adottate le politiche normali di bilancio tese a postare le singole voci di contabilità nelle corrette attribuzioni di bilancio, oltre che a verificare eventuali errori contabili, stornare operazioni non di competenza dell'esercizio e creare le varie riserve, fondi e via dicendo, al fine di ottenere alla fine un risultato complessivo che viene evidenziato nel conto economico e nello stato patrimoniale. Ne consegue che il risultato finale della gestione dell'esercizio, positivo o negativo, è la conseguenza della buona o cattiva gestione dei responsabili delle strategie gestionali. Il bilancio consolidato rappresenta quindi lo strumento che permette di rappresentare la realtà patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo Comune Sesto San Giovanni, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti all'interno del gruppo con le varie partecipate. Nella relazione del bilancio consolidato è evidente che tutti i principi contabili devono essere tenuti in considerazione. Senza entrare nel dettaglio nell'area di consolidamento già illustrato dal relatore di maggioranza, ecco, ribadisco però che sono state incluse le imprese controllate, ai sensi del decreto legislativo 127 del 91, secondo due criteri: controllo di diritto, che si riguarda le farmacie comunali, e come già detto dal relatore, contabilizzato col metodo integrale, e il controllo congiunti, che sono la Capogli, la Core, Parco Nord e l'AFO, calcolate con il metodo proporzionale. E proprio durante l'iter di queste verifiche citate, che è stato rivelato nella nota integrativa al bilancio consolidato 2016, si sono stati riportati proventi straordinari per euro 10.942.582, attribuibili principalmente alla rivalutazione di terreni e fabbricati contabilizzati dal Comune a seguito di una ricognizione e rivalutazione degli stessi al valore di mercato. Nel dettaglio, fabbricati comunali ad uso abitativo per 2.747.849 euro, e rivalutazione dei terreni per 3.900.000 euro, che fanno un totale di 6.647.849. È quantomeno inusuale
come detti immobili di proprietà del Comune non siano stati inseriti nell'inventario dei beni immobili, ma individuati a seguito di costi di manutenzione registrati nel 2016 non abbinabili a immobili presenti nell'inventario. Secondo la nuova amministrazione, che naturalmente ha sentito esperti di contabilità pubblica, revisori dei conti, commercialisti, tali proventi straordinari, pari a euro 6.647.849, non avrebbero dovuto essere contabilizzati nel conto economico, ma più correttamente nel fondo di dotazione, patrimonio netto nel passivo dello Stato patrimoniale. Qui ci troviamo di fronte a due interpretazioni completamente diverse, le cui conseguenze porteranno degli esiti, anche questi, diversi. Ma se l'ipotesi dell'attuale giunta, sottoposta, che verrà poi sottoposta come bilancio consolidato alla Corte dei Conti, fosse quella giusta, questa voce dovrebbe essere postata nel fondo di dotazione e non nel conto profitti e perditi. Allora, così come noi presumiamo che questa sia la nostra interpretazione, noi non abbiamo il potere dell'infallibilità, ma come la giunta precedente ha sentito dei revisori, ha sentito dei professionisti che hanno dato un indirizzo, altri revisori, altri professionisti, hanno dato un parere completamente diverso. Questo è molto importante, perché tutto questo che noi adesso andiamo, usiamo il condizionale e il futuro, andiamo a dire, se fosse recepito dalla Corte dei Conti come veritiero, naturalmente avrebbe degli effetti sul bilancio 2017 del Comune di Sesto. Allora, in questo caso la riduzione del totale di bilancio, come ho detto, di 6 milioni e 600 rotto, non potrà essere imputabile alla nuova gestione. E qui rispondo anche al consigliere Di Cristo. Di chi è la colpa? Tolto lo Spirito Santo, io non parlo di colpe, ma parlo che una delle due parti ha ragione e come sempre una ha torto. Noi oggi approveremo il bilancio sulla base di questi dati forniti, ma però con questa nota che noi abbiamo fatto aggiuntivo ci riserviamo di verificare se nel bilancio 2017 dovremo continuare a calcolare questi immobili con la metodologia attuale oppure in maniera diversa, e naturalmente il risultato del prossimo bilancio sarà diverso. E questo, a questo punto, se noi, se questa ipotesi della maggioranza dovesse trovare riscontro, è evidente che si aprirà un dibattito politico su queste cose qua. Bene, ho terminato. Grazie consigliere, do la parola alla consigliere Perego. Grazie presidente. Prima di entrare nel merito della discussione della delibera, faccio mie le osservazioni, come hanno fatto anche i colleghi di minoranza, del consigliere Piano, nel senso che oggi stiamo discutendo una delibera, al di là poi del chiarimento che ci è stato dato prima rispetto alla trasmissione degli atti. Noi oggi discutiamo una delibera, guardiamo la data, perché quello che sta dell'11 settembre è quello che è stato aggiunto in seguito, non sappiamo come sia stato aggiunto. E in secondo luogo la domanda è, visto che non sappiamo come è stato aggiunto, chi in questa amministrazione ha potere allora di fare proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale, perché non abbiamo traccia di come ci sia stata l'aggiunta che oggi viene discussa in Consiglio. Rispetto ai contenuti della delibera, ma io credo che ormai stia diventando quasi una consuetudine quella di trovarci in Consiglio Comunale a vivere degli scenari un po' surreali, quasi dadaisti. Ringrazio sicuramente, perché non si finisce mai di apprendere, nel senso che io ero a conoscenza dell'esistenza dei periodi ipotetici di lavoro insegno lettere, ma non ero a conoscenza dell'esistenza delle delibere ipotetiche. Questa sera vengo a conoscenza dell'esistenza di delibere ipotetiche. Abbiamo degli atti che hanno avuto un parere appunto di conformità ai principi contabili. L'hanno avuto questo parere da parte dei tecnici
appunto degli uffici contabili del comune, e l'hanno avuto questo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che, come faceva notare la consigliera Di Pietro prima di me, è un organo la cui terzietà è assolutamente fuori discussione, perché è un organo che viene individuato. Se mi sospende il tempo, Presidente, perché vorrei essere ascoltata. Anche il signor Sindaco non mi sta ascoltando. Consigliera, io penso che l'ascoltino anche gli altri, non c'è solo il signor Sindaco, ci sono altri consiglieri, vada avanti, che ero anche molto interessato. La ringrazio per l'interesse, Presidente. Dicevo, c'è un organo la cui terzietà è assolutamente garantita dal sistema, appunto, di individuazione dei revisori dei conti tramite, appunto, estrazione. Questi tecnici hanno certificato il bilancio consuntivo e hanno di fatto espresso parere favorevole, come leggiamo, al consolidato 2016, al consolidato appunto che stiamo discutendo oggi. Tra l'altro, rispetto alle obiezioni che vengono portate con la nota integrativa, appunto, riconfermano la conformità, e non solo riconfermano la conformità, ma addirittura la dirigente integra con una nota e ribadisce il tutto. Vediamo se trovo la nota in modo che possa leggerla. Sopravvenienze attive, si evidenzia che le scritture contabili sono state elaborate sulla base del principio 428, che si riposta testualmente. Quindi, sia in quella sede che nel dispositivo, si ribadisce che uffici contabili e revisori dei conti hanno espresso parere favorevole. Ci troviamo di fronte all'affermazione di un principio e di un'ipotesi portata avanti dalla politica contro quello che è il parere dei tecnici. Mi sembra di essere un po' proiettata in una situazione quasi pre-Bassanini. Io dico alla Giunta, se ha dei dubbi rispetto a quello che affermano i revisori dei conti, ovviamente possono procedere con una segnalazione all'ordine dei revisori, se sono convinti dell'errore, e assumersene le responsabilità. Mi colpisce in questo dispositivo che viene aggiunto quel sì impersonale, si ritiene. La domanda è: chi ritiene? Manca una perizia, non ci è stata presentata una perizia. E aggiungo, quello che dice lei, consigliere Bonomelli, è particolarmente grave, perché lei ha affermato poco fa che ci sono stati altri professionisti che hanno espresso un parere diverso. Quali sono questi altri professionisti? Che cosa sapete che noi non sappiamo? Questa è la domanda vera, perché noi riteniamo di avere tutto il diritto di conoscere anche questi altri pareri, però questo avrebbe dovuto essere dato e fatto in un luogo istituzionale che è la commissione consigliare, e non esiste l'idea che abbiamo un consiglio urgente, perché la data di scadenza è il 30 settembre. Oggi avrebbe potuto esserci stata convocata d'urgenza la commissione consigliare, avremmo potuto approfondire questa perizia tecnica e domani avremmo potuto fare il consiglio straordinario, cosa che può succedere ed è successo farlo di sabato, perché di fronte a delibere urgenti non ci si può tirare indietro. Noi non siamo stati messi nelle condizioni di capire chi sono questi altri professionisti. Non vorremmo che voi aveste avuto delle opportunità di comprensione maggiori, magari appunto che in qualche modo potessero permettervi di operare una scelta più consapevole. Io mi limito a questo. La politica, ci hanno insegnato, non può dirigere e la parte tecnica. Ci sono dei pareri di tecnici, io qua mi fermo, liberi voi di fare la segnalazione all'organo dei revisori se di questo errore siete convinti. Noi non ci sostituiamo alla parte tecnica, avremmo voluto capire sulla base di cosa, sulla base di quale perizie, sulla base di quali altri esperti voi avete scritto un dispositivo del genere. Grazie consigliera, do la parola al consigliere Vincelli.
Prego di chiudere il microfono, Bonomelli. Dai. Buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera egregi colleghi. Io rimango veramente un po' meravigliato di come sta andando chiaramente questo ordine del giorno. Noi qui stiamo andando ad approvare, tra l'altro, un bilancio sicuramente consolidato, ma un bilancio che la vecchia amministrazione nell'aprile del 2017 ha votato. Quindi noi prendiamo atto del discorso del bilancio. Il bilancio consolidato entro il 30 di settembre, ne prendiamo atto, in quanto la documentazione che viene fornita chiaramente dalle società, come anche in commissione la dottoressa Orsetti ne faceva chiaramente presente, arrivano chiaramente nel mese di luglio. Quindi, dal punto di vista, ringrazio molto la dottoressa Orsetti e chiaramente tutto il suo team, perché si sciroppa chiaramente dei bilanci. Io non so se qualcuno ha visto il bilancio della Cap Holding, è un bilancio così, che è stato chiaramente approvato nel giugno del 2017 con con il cambio chiaramente del CDA. Ora, andando chiaramente a disquisire voi su questo bilancio, è come se andasse a disquisire effettivamente su quello che voi avete votato. Questa è una cosa molto importante, è importantissima. Ora, prego, il bilancio prego. Consolidato si prende atto, quindi non facciamo altro che prendere atto dei bilanci delle nostre partecipate e andiamo chiaramente a inserirlo sul nostro, ma non facciamo altro che riportare chiaramente dei dati. Ora, noi abbiamo fatto un cambio chiaramente in giugno, quindi voi potete pensare che un bilancio, no? Dove comunque di un piccolo commerciante porta via del tempo. Figuriamoci un bilancio di un consiglio comunale, di un comune. Figuriamoci il bilancio consolidato di un comune con delle partecipate. Quindi non riesco a comprendere e a capire le vostre perplessità. Noi stiamo riportando, proprio perché nei termini di legge entro il 30 di settembre dobbiamo chiaramente approvare il bilancio consolidato, posso anche comprendere che nella nota, ma però tenendo presente che sia il verbale della dottoressa chiaramente del settore ha dato ancora il parere favorevole, con una nota, questa nota viene riportata all'interno della delibera, in quanto la delibera non è stata toccata dall'11 di settembre al 20 di settembre in nostra commissione, ma è solo stata integrata successivamente. Ora, se vogliamo, possiamo entrare chiaramente nel dettaglio chiaramente della delibera, ma questo è prettamente politico, signori, proprio perché il discorso è importante per noi. Il bilancio l'avete fatto voi, non noi. Voi andrete chiaramente a criticare e giudicare il bilancio che noi faremo nel 2017 al 2018. Questo è il concetto. Cioè i mesi che effettivamente mancano chiaramente al 31/12/2017. Questa è la fotografia. Quello che noi abbiamo qui stasera sono bilanci con fotografia 31/12/2016 che la maggior parte di noi non era neanche presente. Quindi è chiaro ed è importante anche per i cittadini. Non solo per voi, ma anche per i cittadini, come stanno le cose. Grazie. E per favore, non siamo lo stadio, vi chiedo per cortesia di evitare. Grazie mille. Do la parola al consigliere Lanzoni. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, diciamo che se la consigliera Perego guarda la maggioranza e dice che vuole essere ascoltata, forse quando l'assessore spiegava, anziché fare gruppo e essere girata anche di schiena, doveva ascoltare. Per quanto riguarda le note, vabbè, al di là di quanto è stato
spiegato dai miei colleghi, voi vi soffermate sulle date, ma leggete anche, cioè per facilitare la differenza tra una delibera e l'altra a confronto, è scritto tutto in eretto e c'è scritto ove tali ipotesi si andassero a verificare. Quindi è una nota, la delibera non cambia. Per quanto riguarda la consigliera Di Pietro, che giustamente richiama nel suo intervento il consiglio a calmarsi, faccio presente che quando lei ha fatto questo intervento la maggioranza non aveva neanche aperto bocca, avete fatto tutto voi. Ok. Di conseguenza, le spiegazioni del perché nel precedente consiglio comunale una delibera che doveva essere discussa è stata ritirata, se ascoltavamo, erano state date. I documenti sono stati inviati, letti, se avete letto le date avreste anche letto il contenuto. Non entro nel merito della procedura, ma sul fatto che il bilancio è vostro e approvate e si approva quello che voi avete fatto. Se non lo volete approvare e volete aggrapparvi a qualsiasi cosa, ci sta anche, non lo so, noi abbiamo scritto dove tali ipotesi si venissero a verificare. Quindi, secondo me, fate quello che volete, perché tanto schiaccerete quello che volete, ma guardate che si sta votando qualcosa che avete fatto voi e non noi. Ne prendiamo atto e basta, non lo volete votare, quindi probabilmente qualche motivo ci sarà. Per favore, do la parola al segretario. Siccome la questione pregiudiziale non è di poco conto, occorre puntualizzare quello che poi, chiedendo anche agli uffici, procedure che mi dicono essere in corso da 4 anni, mi riferiscono, quindi per ora riferisco, poi mi riservo nell'immediato lunedì mattina, appena arrivo in comune, di verificare questa cosa. È un problema di procedura informatica. Faccio prima un passo indietro. Premesso che la proposta numero 742/17 dell'11/9/2017, e quindi lo ripeto, è quella portata in giunta ed è quella che è stata allegata e trasmessa e che andava in approvazione il 27, quella dell'11/9. Chiaramente, se sul frontespizio che vedo anche sulla mia di questa sera c'è scritto 742 ancora dell'11/9, questo non lo è, quindi io su questa la tiro via e firmo che non è così, cioè questa è una, non è la 742 dell'11/9, ma al di là di questo, che è generato solo da una procedura informatica, non da atti che sottoscrivo io, quindi questa sera, e che rimanga a verbale, quella che approviamo, e qui le do ragione, non è la 742 dell'11/9, ma è una delibera di consiglio di questa sera, che avrà il numero di questa sera. Quindi io la cancello, la firmo, e non è quella che andiamo ad approvare. Non è la 742 dell'11/9 che la procedura, stranamente, la reinserisce, e non ho capito come può essere questa cosa. No, non è Infor, e chi ha dato l'architettura è Infor. E scusate, e tanto lo dico tranquillamente qua, l'ho detto in riunione, e mi è testimone anche la Giunta, dal primo giorno ho detto questa procedura non va bene. E mi è testimone la Giunta. La procedura, non che gli atti non siano legali, gli atti, riconfermo, sono tutti perfettamente legali, ma non posso avere una trasposizione informatica, e per fortuna ci mettiamo qualche firma digitale, diversa solo perché una macchina lo fa o qualcuno l'ha impostata in questo modo in una piattaforma. E al prossimo consiglio, anche un evidente errore grafico, uso il termine, non legale, non ci sarà più. Grazie segretario, do la parola al consigliere Piano.
Grazie Presidente, ringrazio il segretario intanto per la precisazione, perché fa chiarezza su un tema su cui io mi aspettavo anche un'attenzione da parte sua, che deve garantire la regolarità del funzionamento dei lavori dell'Aula, signor Presidente, nonché da parte della Giunta, che tutto sommato è qui per rappresentare questa proposta, per presentare questa proposta di deliberazione. Rimane il fatto che non è stata espressa una volontà collegiale dall'organo esecutivo sulla nuova proposta, e su questo io mi riservo ogni valutazione, lasciatemelo fare, e anche in ordine alla possibilità di partecipare o meno alla votazione. Perché il procedimento tutto, non ho elementi per escludere che non possa essere inficiato, ma questa è un'opinione mia, non voglio mettere in discussione, per carità, quello che avete condiviso, sia pure informalmente da questo punto di vista, e di questo ne prendiamo atto. Sta di fatto che non mi sottraggo però al confronto politico nel merito, anche se poi magari non voto la delibera, perché tutto sommato il bilancio consolidato è una cosa importante, è una cosa preziosa, è una conquista del 2011, quando in Parlamento una pattuglia di radicali, bisogna dirlo, eletti nel Partito Democratico, hanno fatto approvare e discutere questa proposta per rendere più trasparente la macchina comunale, per consentire a tutti i cittadini di capire quale fosse l'impianto complessivo del gruppo di riferimento di un'amministrazione comunale, partecipate incluse. Ed è per questo che stasera mi sarei aspettato, anche da parte del sindaco, anche da parte degli assessori, un ragionamento anche più politico, anche da parte dei colleghi, ma di prospettiva o anche retrospettivo rispetto a quella che è la valutazione di un bilancio consolidato che riguarda la precedente amministrazione e che peraltro il mio gruppo non ha votato né in sede di consultivo, tantomeno in sede di equilibri di bilancio. Ma questo è. Devo dire che il fatto di arrivare in una situazione del genere, dove un assessore che presenta il bilancio partecipato non entra nel merito delle singole voci, mi sarebbe piaciuto ad esempio capire che cosa si dice in ordine alle farmacie, alle sue percentuali di redditività, a come vengono gestiti i costi, a come sono stati gestiti i costi e come si può rimmaginare l'impianto, l'architettura di questa cosa, anche con riferimento ad altre società che qui sono citate, di cui non mi dilungo perché ho già fatto un intervento piuttosto articolato, credo, nello scorso consiglio, quando abbiamo parlato della ricognizione delle società partecipate, riferendoci in particolare al Core. Dal novero delle società che voi avete acquisito al bilancio consolidato, vi siete attenuti proprio a quello che è il dettato normativo, cioè avete escluso quelle che la legge consente di escludere, ma che però potevate includere per dare una fotografia diversa alla città. Mi riferisco a Proaris. Proaris è una società che fa parte del comune, voi nulla, ha una percentuale di oltre il 40%, avete deciso di escluderla dal novero di quello che può essere la fotografia che noi offriamo ai cittadini. Di questo vi chiediamo una motivazione, senza attenersi a quel dato che è squisitamente normativo, ma anche di carattere politico, perché quel bilancio può essere di qualche interesse e può essere rivisto. Un ragionamento anche di prospettiva di come poi dovranno essere gestite queste società e di come sono stati imputate quelle voci di cui voi avete parlato in questa relazione un po' bipolare, consentitemelo, no? Perché da un lato abbiamo un parere di regolarità tecnica, andate a votare in modo pilatesco un bilancio perché lo considerate un atto dovuto, e non è proprio così, perché non vi costringono a votarlo a favore. Il tema è un altro, non vi costringono a votarlo a favore.
lo votate a favore e poi dite beh, però, insomma, no? Diciamo che su alcune valutazioni, su alcune imputazioni ci riserviamo di valutare. Questo perché io, peraltro, su quelle imputazioni qualche riserva ce l'ho, di natura civilistica, perché è chiaro che vengo da un altro mondo e quindi immagino che quando si valorizzano i terreni probabilmente vanno iscritti nei cespiti, però non ho lo strumento per valutare, ma da amministratore avrei approfondito e mi sarei assunto la responsabilità di modificare questo documento, non di approvarlo riservando, sapendo quali sono le conseguenze, e voi le sapete benissimo, no? Perché siete lì seduti, perché stasera questo bilancio lo votate, ma lo votate voi. Io non lo voto, eh? Questo sia chiaro. Il tema poi qual è? Il fatto di avere conculcato i diritti della minoranza, perché avete fatto una relazione che è talmente stringata che non ci consente nemmeno di capire di che cosa stiamo parlando. Perché c'è questa nota integrativa che è arrivata il 28 settembre su una delibera caricata in Infor l'11 settembre, che parla in modo, devo dire, estremamente sintetico di una valorizzazione di circa 10 milioni di euro, perché di questo stiamo parlando, una parte che forse si ritiene computata correttamente e un'altra che invece riguarda la rivalutazione di fabbricati comunali ad uso abitativo per 2.747.000 euro e la rivalutazione di terreni per 3.900.000. Questo probabilmente è quello che avete trovato. Noi non sappiamo di quali beni stiamo parlando, qual è la rivalutazione, di quali terreni, qual è la perizia, c'è una perizia che sostiene quella... Allora ditelo, raccontate tutto, fate le commissioni, queste cose le dovete dire alla città. Non avete una perizia, avete una stima di 3 milioni e 9, benissimo, che esca fuori. Poi c'è la rivalutazione dei fabbricati comunali ad uso abitativo per 2 milioni e 747 mila. Anche qui possiamo venire a dire sì, approviamo, però ci riserviamo. Dove avete il dovere di raccontare alla città quello che avete scritto e che sta dietro questo documento. Perché se stasera in questo Consiglio Comunale non lo diciamo, usciamo che non abbiamo reso un buon servizio. Ora, il difetto procedurale, il difetto di informazione, la mancanza di una commissione che ci consentisse di approfondire questi temi, una lacuna gravissima, gravissima, perché se avete analizzato questo bilancio, lo avete analizzato sotto ogni profilo. Ci date atto che quantomeno sui residui siamo a posto? Ci date atto che tutti i crediti delle società partecipate siano esigibili, che non ci siano residui da pulire? Non ci dite niente, però vi soffermate su questo. Allora, il consiglio è che quando si fanno questi documenti pilateschi, quantomeno li si redigano in modo integrale, perché io stasera apprendo che la maggioranza ha una riserva sulla collocazione di una voce che doveva essere, diciamo, allocata nello stato patrimoniale, per usare un termine civilistico, ma nulla dice rispetto alle altre società partecipate. Ora, mi dispiace consigliere Lanzoni, ma il tema non è soltanto quello di dire però è roba vostra, noi ci limitiamo a fare le fotografie. Una volta facevate i video, adesso fate le fotografie, però bisogna guardare quello che c'è dentro. E il tempo c'era per poterlo fare. Il tempo c'era e doveva essere adottato. Pertanto io credo che l'approvazione da parte vostra di questo bilancio sia un gesto politicamente molto significativo. Io non parteciperò, signor Presidente, alla votazione per le ragioni che le ho detto. Se avessi potuto votare perché la Giunta si fosse riunita ieri,
oggi, stamattina, questo pomeriggio, non mi interessa, per esprimere una volontà che non si capisce da chi arriva, mi sarei astenuto. Questo lo voglio dire alla città, ma poi formalmente non esprimo il voto perché voglio dissentire su un metodo che calpesta le regole di legalità che presidiano al funzionamento di questa amministrazione pubblica. Grazie. Grazie consigliere Piano, do la parola alla consigliera Iosa. Grazie Presidente. Ma prima di tutto credo che il segretario generale abbia espresso in maniera molto chiara il fatto che la delibera, la base della delibera, così lo ripetiamo per la 30ª volta, è passato in giunta. Quello che è stato aggiunto in questa delibera non aveva l'obbligo di passare in giunta perché una proposta di delibera del consigliere Piano. Il segretario le ha detto che si riserverà di risponderle, però adesso va bene tutto, ma non credo che abbiamo un segretario generale che fa delle affermazioni che non sono supportate comunque dalla realtà, primo. Secondo, sulla discussione che lei propone sulle partecipate, mi sembra che l'altra sera abbiamo approvato un suo ordine del giorno in cui tutto il Consiglio Comunale si è espresso a favore del criterio da lei segnalato, di discutere insieme sulle partecipate, di discutere insieme sul futuro delle partecipate e di entrare in merito a ogni partecipata prendendo delle decisioni che comunque anche lei nella sua campagna elettorale aveva segnalato come possibilistiche. Se poi dobbiamo metterci a fare un discorso sulle singole partecipate, credo che su farmacie, per esempio, sia abbastanza chiaro il parere che hanno tutti. È sempre stato detto in questo precedentemente in quest'aula che comunque avevamo raggiunto risultati eccelsi. La realtà è che gli utili di farmacie comunali ad oggi, se dovessero pagare gli affitti sugli immobili che gli abbiamo regalato, non sarebbero di nuovo in perdita e non andrebbero nemmeno a copertura della struttura. Quindi, però adesso ci mettiamo ad aprire una discussione sulle partecipate quando l'altra sera l'espressione politica di quella delibera era: riconfermiamo le partecipate, però su questi temi, poi con l'emendamento della Lega li abbiamo messe dentro tutte, ci faremo un ragionamento. In maggioranza abbiamo ritenuto assolutamente di accogliere la sua proposta, quindi non ho capito stasera in quest'aula che discussione avremmo dovuto fare, sviscerare sulle partecipate, quando ci siamo rimandati a farlo comunque in commissione. Per quello che riguarda l'integrazione di questa delibera, io credo che comunque la coniugazione dei verbi che è stata usata, forse è stata usata perché non vengono politicamente condivisi i criteri contabili, ma nessuno di noi si è permesso di dire che comunque questa roba qui assolutamente in questo momento non va bene, perché in un mese come sarebbe stato possibile fare una revisione su una partita come questa? Ci sembrava però giusto e corretto segnalare quello che politicamente è stato rilevato dall'assessore e dalla giunta. Non credo che questa delibera sia stata modificata dal segretario generale e dal sindaco senza avere comunque la discussione in giunta. Cioè, non è che non credo, sono sicura che la giunta è al corrente di questa cosa, perché non è nel metodo di lavoro delle persone che sono sedute là dietro farsi i cavoli propri e decidere in maniera autonoma che cosa mettere in delibera. Quindi il sindaco non ha fatto l'integrazione insieme al segretario e tutti gli altri assessori non sono a conoscenza di questa cosa. Se il segretario generale mi dice che la modifica non andava, visto l'urgenza della convocazione del Consiglio, non andava riportata in giunta, la consigliera Perego di là ha detto noi avremmo riportato in giunta anche a mezzanotte perché abbiamo sempre condiviso tutto, evidentemente la scelta di questa amministrazione, visto che non è più l'amministrazione di prima ma è un'amministrazione nuova, è una scelta diversa. Cioè, non è che adesso ogni volta che il metodo di questa giunta, di questo sindaco e di questa maggioranza viene modificato, allora vuol dire che è sbagliato. È sbagliato per voi, per noi il metodo usato
Questa sera lo condividiamo e lo voteremo e lo porteremo avanti senza nessun problema. È la legge. Grazie consigliera Iosa, do la parola alla consigliera Chitò. Silenzio per favore. Grazie Presidente. Innanzitutto un ringraziamento al segretario comunale che ha chiarito molto bene che la questione pregiudiziale era una questione che avrebbe messo un pregiudizio sull'atto. Consigliere Vincelli, quello che il suo intervento, come dire, è stato, direi, confutato e smentito dalle stesse dichiarazioni del segretario. Non è che siamo qui a discutere di questioni di lana caprina, data prima, data dopo, no. C'era una questione pregiudiziale su uno degli atti fondamentali per la vita di un'amministrazione comunale. E ringrazio il segretario comunale per avere chiarito e anche corretto qui in quest'aula il tiro di questo documento. Rimane però per me una cosa non chiara, cioè noi questa sera siamo qui a discutere di un documento che è arrivato in un certo modo in commissione, giusto, poi è stato modificato, ma mi risulta che adesso, ora, o fino a poco fa, nei documenti registrati sul nostro sito, mi risulta, vado a verificare, registrati sul nostro sito, discussi in commissione, ci sia questo e non quello. Allora, io dico che qui c'è un problema, visto che la pubblica amministrazione parla per atti successivi e conseguenti, c'è la necessità quindi di avere anche una progressione dei cambiamenti della discussione che la Giunta fa, che il Consiglio porta avanti. Ecco, qui c'è un problema, perché nella storia della nostra città questo rimarrà per fortuna agli atti nella discussione di questa sera, ma non negli atti. Perché il cambiamento che c'è stato è un cambiamento politico. Il cambiamento che c'è stato in questa delibera è un cambiamento politico molto forte, come ha detto la consigliera Iosa. Politicamente non sono condivisi i criteri contabili. La consigliera Iosa ha detto politicamente non sono condivisi i criteri contabili. Altro che Prebassanini. Politicamente non sono condivisi i criteri contabili. A fronte di un lavoro fatto da un ufficio, da una dirigente, da dei revisori dei conti, c'è una relazione che dice: detto ciò si ritiene che i sopra menzionati, eccetera, eccetera. Chi ritiene? Detto ciò si ritiene. Chi ritiene? Questi professionisti che sono stati ricordati da voi, probabilmente voi sapete più di noi, sicuramente voi sapete, ma voglio augurarmi che voi sappiate più di noi. Ma io me lo auguro per voi che voi sappiate più di noi. Che voi sappiate di questi professionisti che dicono altre cose rispetto a quello che qua c'è scritto. Ma me lo auguro per voi, perché io questa sera non so che cosa si stia votando. Non lo so. No, non rida Vincelli, non rida. Guardi, mi scusi, ma non rida, perché la dimostrazione di quello che ha detto prima, appunto, non la smentisco io, l'ha già smentita il segretario. Quindi stiamo parlando di sostanza, di forma, ma la forma è anche sostanza. Quindi grazie segretario per aver capito che la questione di pregiudiziale era una questione che avrebbe inficiato questi atti. Non condivido ovviamente affermazioni del tipo che i principi con i criteri contabili debbano essere condivisi politicamente, perché è una questione, come dire, tecnica, non politica. Non mi risulta che i criteri contabili possano essere interpretati di volta in volta in modo diverso da professionisti diversi a seconda delle proprie finalità politiche. Io mi auguro che l'assessore competente, come dire, si dissoci da questa affermazione. Grazie. Grazie a lei, consigliera Chitò. Do la parola al sindaco. No, devi farla allora.
voglio dire. Consigliera Perego, lei ha presentato un ordine del giorno, ha 5 minuti per presentarlo. Perché il sindaco non lo fa proprio? Dice perché il sindaco... Non risulta video, per quello non gli ho dato la parola. Rischiaccia. Rischiacci? Prego. Adesso c'è. No, io scusate la voce perché stasera proprio è andata via. E questo forse è anche un vantaggio. Perché quello che veramente non riesco a capire è che cosa stiamo discutendo. Dai, scusate, adesso, obiettivamente, siamo anche in ripresa diretta, abbiamo anche qua un pubblico. Ma passiamo avanti, cioè stiamo discutendo un bilancio, andiamo avanti. Cioè stiamo discutendo un bilancio che è stato approvato, già consolidato, è già stato detto dal consigliere Vincelli. Stiamo discutendo e perdendo tempo per fare ostruzionismo. Questo è quello che appare. Scusate. Allora, è stato presentato un ordine del giorno, do la parola al consigliere Perego. Sì. Allora, ordine del giorno collegato alla delibera 742/2017, chiedo al segretario se non deve essere corretto anche in questo caso. Alla fine di tutto questo non ho capito se deve cambiare il numero della delibera da sua nota. No. Ok. Vado avanti prima che mi si dica che perdiamo tempo per ostruzionismo. Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 742 del 2017 dell'11/9/2017, con cui si chiede di approvare il bilancio consolidato del Comune di Sesto San Giovanni per l'esercizio 2016, visto in particolare che in questi documenti viene riportato il parere di correttezza del principio contabile applicato nella relazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016 dal Collegio dei Revisori dei Conti, i quali esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio consolidato, preso ad atto che ad oggi non esistono altri pareri formali certificati. Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio Comunale di riconfermare fiducia nell'operato dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti, la cui terzietà è garantita dal sistema stesso di individuazione dei revisori stessi. Io non ho nulla da aggiungere, diciamo che è già chiaro, si chiede ovviamente di riconfermare ciò che è già stato dato e votato in precedenza, cioè la fiducia al lavoro, all'operato del Collegio dei Revisori dei Conti, ribadendone, come ho già fatto in precedenza, il valore di terzietà che li caratterizza. Grazie consigliere Perego, do la parola al sindaco. Guardi consigliera, se le premesse sono queste, andando a votare un testo che noi non modifichiamo nel deliberato, la fiducia nei confronti del Collegio dei Revisori è piena. Noi abbiamo soltanto indicato che ci riserviamo di accertare le poste nella redazione del bilancio e rendiconto 2017, quindi faccio mio questo ordine del giorno. Sì. Bene, conclusa la discussione, do ancora la parola al sindaco. Sì, grazie presidente. Ma diciamo che entrando un po' nel merito di quelle che sono state le discussioni di questa sera, si parte da una premessa politica. Ovviamente, come alcuni consiglieri di maggioranza evidenziavano, qui questa sera stiamo andando ad approvare un bilancio che oggettivamente non è nostro. È un bilancio che avete fatto voi con la precedente amministrazione e sul quale noi abbiamo riscontrato un'interpretazione di principi contabili che oggettivamente abbiamo inserito nelle note integrative. Da approfondimenti effettuati, come diceva l'assessore, anche il consigliere Piano, è risultato che tendenzialmente si trattano due poste in particolare: una rivalutazione di fabbricati per 2.700.000 euro e una rivalutazione di terreni per 3.900.000 euro. In particolare risultano come immobili e terreni di proprietà dell'ente, ma mai inseriti nell'inventario dello stesso in precedenza.
non abbinabili a immobili iscritti nell'inventario, pertanto. Secondo i principi contabili, però, il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel patrimonio nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale. Detto ciò, si ritiene che i sopramenzionati proventi straordinari, perché così sono stati indicati, pari a complessivi 6.647.000 euro, avrebbero dovuto essere iscritti più correttamente nel fondo di dotazione, ovvero nello stato patrimoniale, con una conseguente riduzione del risultato nel rendiconto dell'ente, che nel bilancio consolidato al 31/12/2016 è di 6.647.000 euro, mentre sono stati inseriti come sopravvenienze attive, dove invece vengono indicati in tali voci proventi di competenza economica di esercizi precedenti che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività rispetto alle stime precedentemente operate. Tenuto conto che, ove tali ipotesi dovessero trovare concretezza, questa amministrazione comunale provvederà ad effettuare i dovuti correttivi nel rendiconto di gestione del 2017 e pertanto evidenzierà una riduzione in negativo dell'esercizio che, bisogna mettere a verbale, non è imputabile a questa maggioranza, a questa amministrazione. E poi, sulla correttezza, io voglio dare la massima tranquillità perché provvederò io in prima persona a trasmettere questa degli libera agli organi competenti per valutare eventuali responsabilità da parte di qualcuno. Grazie. Grazie signor Sindaco. Esaurita la discussione, procediamo alla dichiarazione di voto. Do la parola al consigliere Piano, lista popolare per Sesto. Grazie signor Presidente, come ho già anticipato non parteciperò al voto con ogni più ampia riserva in ordine al procedimento che stasera abbiamo istruito e che dobbiamo approvare. Registro comunque da parte del Sindaco e dalla maggioranza che questo bilancio consolidato comunque sarà approvato da parte loro. Grazie consigliere Piano, do la parola alla consigliera Di Pietro insieme con Monica Chittò. Sì, grazie Presidente. Allora, ripeto quello che ho detto un po' prima, cioè a me sembra veramente un clima surreale quello di stasera, anche per le cose che sono state appena dette dal Sindaco, sinceramente, perché mettete in discussione delle appostazioni su un bilancio preventivamente fatto non da voi nella precedente amministrazione, che però stasera andate ad approvare. Cioè, peraltro stasera noi non stiamo discutendo il bilancio del Comune, questo vorrei ricordarlo. Cioè, stiamo discutendo di un bilancio consolidato che figura e fotografa. Ebbene, perfetto, non stiamo discutendo il conto economico, il previsionale o il consuntivo del Comune, è un consolidato, perfetto. Detto questo, comunque, io ribadisco a mia volta quello che ho già detto prima sull'iter di questa delibera, che non è solo formale ma è sostanziale, e quindi anche noi come lista non parteciperemo al voto, sottolineando il fatto che se le cose fossero andate diversamente ci saremmo comunque astenuti. Grazie, do la parola alla consigliera Alessandra Iosa, cittadini di Sesto. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie consigliera, do la parola al consigliere Di Cristo, Movimento 5 Stelle. Sì, grazie Presidente, brevemente. Mi interessa precisare solo due cose che ho sentito in quest'Aula. E una cosa è, ci tengo a sottolinearla, e qui il segretario generale converrà con me, spero, che, e questo è un invito che faccio veramente alla maggioranza, lo voglio sottolineare, la pubblica amministrazione, anche la forma e sostanza. A me non sembra che stasera i colleghi consiglieri di opposizione siano entrati nel merito del bilancio e delle cifre. Hanno fatto notare solo e unicamente, questo per rispondere al consigliere Vincelli, motivi di ordine procedurale, che non è ostruzionismo. Ci sono delle regole nella pubblica amministrazione comuni e di trasparenza, e piacente o volente vanno rispettate.
Non si inventano le regole della pubblica amministrazione, né per chi ci lavora, per una dignità professionale, né per chi è chiamato a operare, a fare un discorso politico, a amministrare la città. Che sia ben chiaro, meno male che è venuto fuori all'inizio legislazione. Ci sono delle regole e le regole non si inventano strada facendo, non le facciamo noi, le fanno gli organi superiori, a noi sta ad applicarle e a rispettarle soprattutto. Quindi io quando sento motivi di ostruzionismo per aver fatto notare vizi ipotetici procedurali, su questa cosa non mi trovate d'accordo, che sia ben chiara questa cosa. Nessuno ha fatto per ostruzionismo, mi sembra che gli interventi sono stati richiesti dei chiarimenti in maniera pacata e civile anche al di fuori di quest'Aula. Quindi accusare questa opposizione di fare ostruzionismo mi pare stasera esagerato. Però ripeto, nella pubblica amministrazione anche la forma è sostanza, può non piacere, ma è così. Sono regole. Non le ho inventate io, non le avete inventate voi, non le ha inventate la giunta precedente, ma ci sono da anni, se sono evolute e se sono modificate. Nel merito, personalmente io sono d'accordo soprattutto con quello che ha detto il consigliere Piano e i colleghi. Mi sono sforzato personalmente di fare un discorso politico sul futuro, quando vedremo o vedrete il futuro delle partecipate e rivedrete gli assetti societari. Ho fatto un invito a questa amministrazione di condividere quanto più possibile anche con questa parte politica e quindi anche con il resto della cittadinanza su quelle che saranno le vostre scelte, ma nel numero e nelle cifre non entro, perché presumo legittimamente che gli uffici facciano un ottimo lavoro. Chi lavora sbaglia, si può sbagliare, ho fatto notare che c'è stato un mero errore materiale di trascrizione di cifre, ma non sono andato a rifarmi tutti i conti, ok? E quindi da quello non è che si vota contro perché c'è un vizio procedurale, o potrebbe esserci un vizio procedurale, punto. Nel merito non si entra, è un obbligo di legge che soprattutto voi avete in capo, perché voi siete la maggioranza e quindi dovete approvarlo, perché sennò si apre un'operazione di disavanzo. Ma è ovvio che a noi sta, organo di controllo, far notare alcuni vizi di procedura, in questo caso, oppure la critica politica, se ci sta. Io veramente rimango basito quando, stando pure in opposizione dall'altra parte, questo lo devo dire, il comportamento della precedente amministrazione poteva essere analogo e ci si lamentava di questa cosa. Scusate, ma voi con un colore politico diverso, vista da questa parte, state facendo oltre e peggio. Avete avuto modo di approfondire quella cosa? Noi abbiamo soltanto sottolineato che non abbiamo avuto il tempo necessario e le modalità per approfondire la cosa. Punto. Perché? Perché si è dovuto operare di urgenza. Non abbiamo aperto una questione pregiudiziale, non abbiamo occupato altro, non abbiamo fatto niente. Abbiamo chiesto chiarimenti, ci sono stati dati, è finita la questione. Però da qui a dire che facciamo ostruzionismo, veramente esagerato. Questo per rispondere al consigliere Vincelli e sulla storia delle responsabilità. Qualora, scusi, a chi, ecco, mi perdoni, imparerò i nomi con calma, va bene, mi perdoni. E per rispondere anche sulla questione delle responsabilità. Se ci saranno responsabilità è un vostro diritto chiedere e sapere se ci sono stati errori fatti in precedenza. Anch'io lo farei. Ma permettete che su questa cosa deve essere fatto in maniera chiara, inoppugnabile, e queste regole purtroppo vanno applicate. Quindi quello che chiedo con forza veramente è che si metta tutti in condizione di condividere le informazioni. Questa volta, mi dispiace, su questa delibera non è avvenuto, non sarà avvenuto intenzionalmente, però questo non è avvenuto. In merito alla dichiarazione di voto, come gruppo avevamo intenzione di astenerci, però visti proprio questi problemi che ci sono, non parteciperemo al voto. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Do la parola al consigliere Attanasio, lista di Stefano Sindaco. Sì, grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere. Do la parola al consigliere Pogliaghi, lista Caponi Sindaco. Grazie Presidente, il nostro parere è favorevole. Solo una nota rispetto al clima che si è ingenerato, anzi due note. Uno sui vizi procedurali di cui si è parlato, dove mi sembra che siano state le spiegazioni molto esaurienti e delle prese di responsabilità da parte del segretario della Giunta su quanto sottoposto a verifica. Nel merito, invece,
stante che stiamo approvando un bilancio che ha un valore figurativo in quanto consolidato e le discussioni poi sono variate sulle partecipate, su quant'altro, come dire, non propriamente a tema di questa delibera, ci siamo un po' arrampicati, per come ho visto io i commenti, su fatti di interpretazione. Banalmente è stato spiegato dal sindaco, in maniera molto semplice e molto chiara, qual era la logica di mettere sostanzialmente una, come dire, un dubbio su quella che poteva essere l'imputazione delle poste. Questo è quanto aggiunto a questa delibera e quanto vuole avere un valore tecnico da verificare. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Pogliaghi, do la parola al consigliere Pasquinelli, Lega Nord. Grazie, Presidente. In seguito ai risultati complessivamente positivi per 3 milioni e mezzo di euro provenienti dalle partecipate, il parere favorevole del direttore del settore, del responsabile del servizio finanziario e tributario, del collegio dei revisori e alla nota integrativa inserita nella delibera stessa per quanto riguarda la responsabilità di eventuali correttivi nel rendiconto di gestione 2017, correttivi che, si cita in modo chiaro, non saranno imputabili a questa amministrazione, la Lega Nord esprime voto favorevole a questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Pasquinelli. Do la parola alla consigliera Borgonovo, Forza Italia. Grazie. Certa della correttezza delle parole del segretario generale che sostiene che non vi siano vizi di ordine procedurali tali da pregiudicare la delibera in oggetto e soprattutto che vi siano finalità politiche in questo, Forza Italia si dichiara favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere Borgonovo. Do la parola al consigliere Perego. Grazie Presidente. È vero che è il nostro bilancio, è vero che rispetto al nostro bilancio è stata inserita una nota, teoricamente correva se sbaglio, il segretario, questa nota poteva essere anche aggiunta verbalmente in sede di discussione di Consiglio Comunale la scorsa sera senza la necessità di inserirla nella modifica, nella delibera. Quindi non si tratta di andare a approvare semplicemente il nostro bilancio, si tratta di andare ad approvare una delibera che contiene una nota che, lo ribadisco, per noi non è chiara perché fa riferimento a pareri, perizie, terze che non ci sono state date, non ci sono state esplicitate e questo non ci permette di capire a che cosa si faccia riferimento. Aggiungiamo anche che non vorremmo che qui si stesse creando di fatto l'alibi politico per scelte future, impopolari magari, che questa amministrazione si troverà a fare. Giustamente un'amministrazione chiamata a governare, a fare delle scelte, e in quanto scelte, le scelte possono trovare il parere favorevole di alcuni e scontentare altri, ma un'amministrazione ha il coraggio di farle a testa alta senza cercare appigli o scarichi di colpa. Detto questo, il nostro voto sarebbe stato di astensione, se non che riteniamo che i vizi procedurali evidenziati questa sera, nonostante quello appunto che consiglieri di maggioranza sostengono, rendano in qualche modo viziata la procedura del voto della delibera di questa sera, per cui noi rimarremo in aula, dichiariamo in modo che sia messo agli atti che il nostro voto sarebbe stato di astensione in quanto consideriamo irricevibile la nota integrativa aggiunta, non in giunta tra l'altro, rimaniamo in aula, avremmo votato l'astensione, ma in realtà non partecipiamo al voto per i vizi procedurali. Grazie consigliera Perego, do la parola al consigliere Molteni, Sesto nel cuore. Grazie Presidente. Allora, una premessa, è stato parlato di rispetto dell'etica e della dignità professionale. Io penso che forse il fatto stesso che il sindaco ha fatto proprio un ordine del giorno dove si sottolinea questa dignità professionale, e se non l'avesse fatto lui avremmo votato a favore di questo ordine del giorno, perché nessuno ha messo in dubbio la dignità professionale o l'etica, cosa che invece magari
è stata fatta, ma all'inizio poi magari riveduta nei confronti del segretario generale, dell'assessore, eccetera. Questo è dei consiglieri, ma i consiglieri magari contano meno, lasciamo perdere, non sono così esperti. Io perlomeno non lo sono sui bilanci, imparerò. Comunque, tolta questa premessa, cioè fatta questa premessa, la posizione chiaramente di Sesto nel Cuore non può essere che a favore di questa approvazione della delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Quindi siamo alla fine. Sì, apro la votazione. Ah, scusi, do un attimo la parola al segretario. Quindi si ribadisce che la delibera che va in votazione non è la proposta 742-2017 dell'11/9/2017 come indicato su un frontespizio cartaceo, quindi solo riportato in questa forma, ma è una proposta nuova, non la 742, che è stata ritirata e che era corretta. Quindi lo ribadisco e lo riaffermo. Questa proposta è stata confezionata dagli uffici col mio supporto nella mattinata del 28, nel giorno 28, e trasmessa poi correttamente in allegato ai consiglieri. Quindi va in approvazione questa nuova proposta, che non è la 742. Anzi no, però volevo dire una cosa, che siccome i miei uffici hanno detto che una procedura informatica che viene utilizzata da 4 anni, uno, è assolutamente imperativo che non si ripeta, anche se un errore di riporto, ma che non possa dare adito a fraintendimenti, e non so se anche andare a vedere se non sia già, cioè che sia comunque passata, perché essendo riportata in un frontespizio che poi difficilmente qualcuno va a vedere in modo cartaceo, e quindi non è detto che su altre delibere non sia stato così. Quindi se mi dicono da 4 anni, allora tanto anche andare a verificare, a chiedere al collega dell'epoca, che dirà esattamente le mie parole, perché la tracciatura dà prova che però su un frontespizio esca in modo errato, questo è sicuro, come dicitura, non so come dire. Quindi ci saranno altre delibere, però lunedì mattina, per cortesia, una riunione che elimini il problema. Grazie. Grazie a lei. A questo punto apro la votazione alla delibera. Chiudo la votazione. Chiedo scusa, c'è un problema sopra sulla schermatura. Procediamo alla votazione per alzata di mano. Eccola, stava arrivando. Vabbè. Allora? Vai che esce ancora di Girolamo, buono. Sì. Va bene, basta, la chiuda che procediamo. Siamo qua fino a domani. Allora, favorevoli? Cinque, nove, dieci.
15 favorevoli. 15 favorevoli. Perché? 16. Siamo anche noi. Siamo anche noi. Ne conto 15, 3, 5, 9, 4, 13, 15. 15 favorevoli. Contrari? Astenuti? Non partecipano al voto, quindi abbiamo 15 partecipanti al voto, 15 favorevoli, il Consiglio approva. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? 15 favorevoli. Contrari? Astenuti? 15 partecipanti, il Consiglio approva. Alle ore 11:25. Grazie, il Consiglio è chiuso.